locale che non è stato un atto di fiducia nei confronti del sindaco che ben ha operato insieme a tutta l'amministrazione dal primo momento in cui si è insediato a questo momento in cui adesso stiamo parlando. Tu puoi anche scuotere le mani, carissimo amico mio Massimo, ma tu sai perfettamente che le cose stanno così. Però voglio ricordare a Marigliano che è vero che non è stato sfiduciato il nostro sindaco, è stato tradito, che sono due cose distinte e separate. Il tradimento è stato nel fatto che lui credeva, e credeva fino all'ultimo momento che ha sfoccato questa porta di questo consiglio di questa sera, che veramente c'erano i numeri per poter continuare in questo nostro cammino per il bene della città. L'atto responsabile che diceva Marigliano l'ho sempre condiviso, lui lo sa troppo bene, però in momenti difficili come questi si dimostrano gli altri. Non è che si dicono soltanto le cose che poi non si fanno. Noi stiamo ancora aspettando un vostro rappresentante delle commissioni, che erano i momenti in cui dove potessi vedere, contestare o contrastare il pubblico nuovo, chi più ne ha. Io non l'ho mai visto in consiglio, cioè non l'ho mai visto nella commissione. Siete stati sempre attenti a cosa stiamo parlando. Grazie. Chi consiglio di gara? Consiglio di gara. Grazie per le guance.